Cosa è successo nel Comune di Milano? Sostanzialmente che nella scorsa consigliatura abbiamo, come dire, creato degli strumenti nuovi per estendere i diritti di partecipazione che sono stati assistiti da una piattaforma che appunto è chiamata Milano Partecipa, costruita sulle SIDI. In parallelo abbiamo anche introdotto l'amministrazione condivisa dei beni comuni, che si avvale dei patti di collaborazione, e qui nasce subito già una prima esigenza che non siamo riusciti ancora a risolvere, e cioè raccogliere sulla medesima piattaforma, sulla medesima istanza informatica, la possibilità di attivare tutti questi processi. Ora, in realtà hanno nature molto diverse, processi di carattere, diciamo così, partecipativo politico con i processi lato beni comuni, ma hanno anche alcune affinità. La piattaforma non aveva all'origine gli strumenti, le funzioni, le features, diciamo, che sarebbero occorse. Ovviamente è solo un tema di sviluppo software fatto in modo intelligente. Il problema è che il Comune di Milano ha scelto di non potenziare questo strumento adesso perché ha delle altre priorità, anche a fronte del fatto che le risorse sono drasticamente diminuite. Ahimè. Cosa abbiamo fatto con questa piattaforma? Questa piattaforma consente di impostarvi sopra gli strumenti, gli istituti tradizionali di carattere relativi alla democrazia diretta, quindi petizioni, istanze e referendum, anche quelli propositivi, ma per esempio non consente di presentare al corredo del referendum un ambiente di advocacy e di discussione della tematica referendaria. Gestisce il referendum secondo il cliché tradizionale. Questo secondo me personalmente è un limite. È un limite che, per esempio, si è manifestato anche nel caso del recente stadio, nel caso recente dello stadio di San Siro. Occorre interpretare il referendum in modo diverso. Il referendum può essere l'apice di un processo partecipativo di discussione collettiva, evidentemente. Ma la piattaforma, ora, questo disegno, questo percorso non c'è a livello di regolamento, cioè nella mappatura dei processi giuridicamente ammessi, però non c'è neanche sulla piattaforma. La stessa cosa si potrebbe dire anche delle petizioni. La nostra esperienza è che con le petizioni i cittadini suggeriscono una lettura molto attenta, molecolare del territorio, segnalando quelle che sembrano delle criticità tutto sommato banali. Invece, assolutamente no. Anche quando la petizione, che so, sul singolo speaker di territorio non raccoglie le firme necessarie per passare al livello di attenzione e di esame, tuttavia nella massa ci fa capire che c'è un'opinione, non un'opinione pubblica, c'è un'opinione civica che vede il territorio, lo conosce nel dettaglio molto meno del comune e quindi ci suggerisce una policy in qualche modo. Una policy che non emerge come tale dalla petizione stessa, né soltanto dalla sommatoria semplice delle petizioni, perché ciascuna petizione vale zero se non raccoglie le firme necessarie. Viceversa, un ambiente in cui la petizione potesse trovare risonanza, discussione, estensione della propria cometa, diciamo così, di consenso potrebbe essere molto utile. Questo lavoro in realtà lo fa Oliverio con la sua piattaforma, ma la sua piattaforma in me non è nessuna comunicazione con quella del Comune di Milano, né tantomeno esce e quindi non è integrata in questo gioco possibile. Questo era uno scenario invece di collaborazione che io mi ero permesso di suggerire all'interno del comune, ma non ha avuto seguito per ragioni che non è il caso di commentare adesso. Poi abbiamo utilizzato la piattaforma per invece effettuarvi una lettura interna di regolamenti, per esempio. Il regolamento sul codice di comportamento degli impiegati pubblici del Comune di Milano è stato sottoposto a pubblica lettura all'interno, per raccogliere suggerimenti e istanze di cambiamento da parte dei nostri colleghi stessi. Abbiamo già sviluppato quello che è un piccolo, diciamo così, prototipo di dibattito pubblico su questo strumento operativo che aveva un riverbero immediato sulla nostra attività lavorativa. Poi l'abbiamo utilizzato anche per invece un'operazione molto più importante strategica. Voi sapete che il Comune di Milano si è dato questo piano ambiziosissimo denominato Aria Clima, che vuole portare alla neutralità carbonica della città entro il 2030. Questo piano, e qui abbiamo coniato un percorso giuridico nuovo e poi l'abbiamo messo in regolamento,
Questo piano è stato adottato dal Comune nella sua prima versione, sottoposto ad una lettura pubblica sulla piattaforma stessa e poi, una volta che le osservazioni dai cittadini che potevano dialogare tra loro, quindi c'era un ambiente di condivisione reale delle posizioni, delle conoscenze reciproche, ha avuto le sue controdeduzioni, insieme alle controdeduzioni è andato in consiglio comunale che lo aveva titolato per legge alla decisione finale, la quale ha deciso cosa accogliere e cosa non accogliere di quelle attività. In questa, ti ricorderai, Michele, tu sei stato uno degli artefici di questa operazione, l'ha seguita, per così dire, da dietro le quinte, passo passo. La piattaforma si è comportata in modo molto egregio, pur con qualche farraginosità. E secondo me, dal punto di vista del software, ci sarebbero cose forse da snellire, modificare. Le due cose che invece sono fuori piattaforma e lo saranno sono, ancora una volta, delle operazioni che in fondo si configurano come lettura pubblica di testi strutturati per la loro evoluzione argomentativa e per la loro correzione anche, che sono sicuramente di coprogettazione sostanzialmente di testi, che sono patti di collaborazione che non trovano alloggio nella piattaforma e bilanci partecipativi. Sono due strumenti, sono due istituti che possiamo valutare diversamente. Il bilancio partecipativo, Stortone la conosce, Stefano la conosce benissimo perché è stato nell'equipe che ha gestito il bilancio 2017. È uno strumento complicato e complesso, ma beneficerebbe senz'altro moltissimo dall'avere un momento di, come dire, condivisione pubblica attraverso una piattaforma. Ovviamente occorrerebbero degli strumenti tecnologici più sofisticati, perché lì si tratta di intervenire su planimetrie e su documenti che non sono semplici Word o comunque file di testo. Che prospettive vedo? Che cosa abbiamo avuto come difficoltà operativa interna? La maggiore è una certa difficoltà di connessione e di colloquio con la comunità di Desidium, che dal punto di vista non tanto mio, ma dell'assessore del tempo, il Parini, esibiva, come dire, posso dire una parola inappropriata forse, me ne scuso, una certa gelosia, diciamo così, sulla piattaforma, tant'è che le modifiche che noi abbiamo apportato semplicemente per l'esigenza di customizzare, fare un vestito ritratto su misura sul nostro corpo, è stata vista come un'operazione non ammissibile, quindi non siamo entrati nel pannello dei, non mi ricordo come si chiamano, diciamo dei cavalieri della tavola rotonda dentro il vestito. In realtà penso che questa deriva verso linguaggi o impostazioni diverse sia un fatto necessario, perché se bisogna adattare uno strumento unico a una pletora di enti diversificati per funzioni, per natura, insomma, così, per comunità che amministrano, forse la deriva sarà necessaria. La seconda cosa invece che ha frenato per quanto riguarda l'aspetto tecnico, lo sviluppo della piattaforma, è che la comunità di sviluppatori che conosce il linguaggio originale, cioè Ruby, è estremamente ridotta e quindi abbiamo avuto difficoltà a trovare proprio le maestranze di software, di scrittura del software che fossero in grado di seguire questa operazione.